c'è chi c'è e c'è chi non c'è. Dio non sappiamo dov'è, però c'è, è molto presente, è presente l'idea di qualcosa che è dentro di noi e che non può stare lontana dall'uomo. Quindi nell'uomo c'è Dio, chissà se in Dio c'è l'uomo. E siccome l'essere è l'unica cosa che abbiamo e il non essere è quello che non avremo quando saremo morti, una quantità di umanità, pur non essendoci, c'è, perché ci restano i suoi pensieri, ci restano parole, ci restano dipinti, ci restano sculture, ci restano città. Quindi molti morti ci sono e molti vivi non ci sono. L'essere e il non essere sono la ragione stessa della nostra transitoria vita. E noi dialoghiamo spesso con quelli che non ci sono più, con i nostri parenti lontani, con i nostri genitori, e non dialoghiamo con molti che passano davanti a noi e che hanno forse bisogno di una parola e non ce l'hanno. E poi ci sono quelli che non hanno bisogno di niente perché non ci sono, vivono o vegetano senza esistere. Quindi il tema dell'essere è il tema fondamentale della vita. Un festival dell'essere, dopo tanti importanti e riusciti festival della letteratura, della filosofia, è forse il festival per eccellenza, che in Cilento, partendo da Elea, Velia, il luogo dove si sono riuniti i primi filosofi, dove Parmenide ha intuito che cosa è l'essere, l'essenza dell'essere, l'esistenza dell'essere, tutto questo, da lì parte, poi toccherà Pestum, dove le testimonianze della Magna Grecia, dei greci e del loro pensiero sono presenti e vive ben più delle testimonianze dei nostri contemporanei e di pseudo-architetti che hanno distrutto l'immagine di una terra bellissima. E quindi le cose costruite oggi a Pestum non sono e le cose costruite 2600 anni fa sono. Quindi essere è essere, esserci. Esserci non perché ci siamo, ma esserci perché c'è il pensiero dentro le cose. E quindi, dopo Pestum, una ulteriore riunione di persone pensanti ed esistenti alla Certosa di Padula, un luogo che sembra nato per contenere soltanto il pensiero, e da ultimo sul tema della salute, perché per essere occorre essere sani e salvi, e la scuola salernitana è una grande scuola di medicina, a Salerno un ulteriore incontro sui temi del male e del bene, l'essere e il non essere, l'essere integrati e l'essere disintegrati. E poi Dio c'è, anche non c'è. È l'unico essere non essere, l'unico non essere essere, non essere di Dio, ma essere per l'uomo. Cristo era un uomo, chiamiamo Dio, ma la divinità di Cristo è nella sua umanità. Egli è sopra ogni altro ed è vivo, si parla di Cristo ogni giorno. Si parla di Cristo, non si parla di tanti poveri cristi che vivono disperatamente. Ognuno di noi in fondo è disperato, ma vive con la speranza, che è l'unica forma di resistenza alla disperazione. E la speranza è la speranza di continuare ad esserci. Ecco. Questo è il festival che noi apriamo in Cilento il 29 di settembre e continuerà il 6 Cilento, proprio a Elea, a Veglia, nel luogo dove gli eleati, i filosofi, hanno iniziato a pensare, e poi a Pestum il 6 di ottobre e poi a Padula il 20 di ottobre, e a Padula ci si riunirà per capire molte cose importanti tra l'essere e non essere, il bene e il male, e come è giusto che l'altro, dovunque sia e da dovunque venga, sia noi. Non è soltanto un tema cristiano, è un tema di misura dell'uomo. E poi, nella scuola salernitana a Salerno, l'ultimo incontro sul bene e il male, perché l'essere è essere buoni e essere cattivi, è essere capaci e essere incapaci. Quindi il male e il bene sono ciò che l'uomo fa in quanto è. E questo è il tema che io ho pensato. Poteva diventare motivo di un festival su qualunque argomento e qualunque direzione, perché alla fine di questo ragionamento sull'essere, diciamo, in astratto, l'essere della persona, o l'essere di quello che noi siamo e quello che facciamo, c'è appunto l'essere cristiano, l'essere musulmano, l'essere buddista, l'essere ebreo, l'essere ateo, l'essere filosofo, l'essere scrittore, l'essere cuoco, l'essere cantante, l'essere attore, l'attore è molti esseri, uno, nessuno, centomila. Avremo alcuni attori importanti, avremo Gérard Depardieu, avremo Sophia Loren,
avremo, che sono molto e sono stati molti, nel senso che ogni attore e tutti quelli che ha rappresentato e che ha fatto vivere dentro di sé. Giancarlo Giannini, attore formidabile, è stato tante persone. Alcuni sono soltanto una persona, Totò, che non possiamo invitare, è sempre stato Totò. In fondo è questo che lo unisce o lo affianca a me, che sono solo sgarbi. Io purtroppo sono solo sgarbi, non posso fare altro. Posso fare solo sgarbi, ma io sono molto e altri non sono, non fanno sgarbi e non sono.